Il Consiglio dei Ministri ha varato anche la riforma del CSM. Per il ministro Bonafede, un passo necessario per restituire credibilità alla magistratura. Il servizio di Andrea Bovio. Una riforma attesa da tempo, ancor più necessaria dopo gli scandali degli ultimi mesi. Il ministro della giustizia Bonafede presenta così la legge delega che cambierà, dopo la discussione parlamentare, il CSM, l'organo di autogoverno della magistratura. L'obiettivo è scardinare il sistema delle correnti, dice in conferenza stampa, restituire credibilità al sistema. Aumentano i consiglieri, i togati da 16 diventano 20, i laici passano da 8 a 10. Novità anche sul sistema elettorale dei consiglieri togati, che avverrà in 19 collegi territoriali con il doppio turno, introdotta la parità di genere nelle liste. I componenti delle commissioni saranno estratti per sorteggio. Punto centrale, afferma Bonafede, il confine tra politica e magistratura, con un intervento di cui, ricorda, si parla da anni. Se un magistrato decide di entrare in politica non potrà più tornare indietro. Una volta eletto è evidente che ha perso quel requisito di terzietà che è necessario per poter svolgere le funzioni giudicanti o requirenti. Per questo non potrà più tornare alla magistratura a vita. Limitazioni anche per chi si candida ma non viene eletto, non potrà esercitare nei 3 anni successivi, né dove si è candidato né dove lavorava prima della candidatura. Negli altri territori non potrà esercitare le funzioni di pubblico ministero o di giudice delle indagini preliminari. Sabato da Bollino Nero sulle...